Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan pepato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono mandorle pelate tostate, nocciole tostate, gherigli di noci tostati, uvetta ammollata, cioccolato fondente, miele, farina di tipo 00, acqua, cannella, noce moscata, aroma di chiodi di garofano e pepe nero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le noci, le mandorle e le nocciole. Ed azionare il bimby per 2 secondi a velocità 5. Mettere da parte in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettere il cioccolato e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola e sciogliere per 5 minuti 50 gradi velocità 3. Aggiungere il miele. E l'acqua ed azionare il bimby per 1 minuto a velocità 3. Aggiungere la farina, la cannella, la noce moscata, il pepe e l'aroma di chiodi di garofano ed azionare il bimby per 1 minuto a velocità 3. Trasferire nella ciotola con la frutta secca. Aggiungere l'uvetta. Ed amalgamare bene. Trasferire su una teglia rivestita con carta da forno, dando la forma di un filoncino. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti circa. Il pan pepato è cotto, lasciare raffreddare completamente prima di servire. Pan pepato! Grazie e alla prossima ricetta!